Buonasera ragazze, ecco qui mi sono arrivati gli Express Gel, una cosa che aspettavo molto. Ho già fatto tutte le mie tippine e vi metto anche sopra il numeretto, così vi rendete conto anche delle tonalità di questi gel. Questo è il trasparente, ragazze, non è una balla, ma c'è, è veramente molto cristal, bellissimo per fare anche dei sottovetro. Guardate, non li ho limati io, li ho lasciati così. Ne ho fatta una un po' più cicciotta. Ah, quello lì ho fatto il baby mover, ho messo il white, per questo è rosa, e poi ci ho messo un altro che non mi ricordo più, non mi ricordo più, e il numero 3 mi sembra. Ho messo il 2, il 3 assieme. Il 4 vedete che è un po' più cicciotto perché avevo voglia di limarlo, poi ho detto ma te sbiro, è bellissimo, e l'ho lasciato, ho sigillato con il mio sigillante preferito. E questi sono gli Express Gel, vedete che bello, quello è quello più cicciottello. Questi due ho fatto il baby boomer e il trasparente. Ragazze, magic magic, anzi non sono magic, sono gli Express. Ho visto la differenza tra la prima tip di stesura che ho fatto e l'ultima, basta prenderci un po' la mano, la consistenza è molto particolare, molto bella. Il beccuccetto aiuta, sì, ma poi ci ho aggiustato un po' con il pennello. Ragazzi, adesso vi farò vedere la stesura di questi meravigliosi prodotti. Ed eccoci qua, questo è il packaging, vedete, si presenta così in questa scatolina. E all'interno ci sono questi tubicini, così, questi bellissimo, molto bello, mi piace. È una cosa studiata, si può portare, non vi cola, se qualcuno va, se lo porta con sé nella borsetta, va in ferie, si deve fare refill, molto carino. Io sto schiacciando, ma non viene fuori. Ecco, c'è la protezione, vedete? Togliamo la pellicolina. Questo è il clear trasparente. Ragazze, questo prodotto è cristallino. Potete fare anche gli effetti sottovetro, non ingiallisce. Ha una consistenza meravigliosa, vedete? E questo beccuccio è fatto così, tagliato, diciamo così, questo beccuccio per sviego, che vi semplifica ed è studiato apposta per la stesura senza il pennello. Schiacciate la vostra pallina e con questo beccuccio accompagnerete il vostro prodotto. Vedete? Ma io con una certa età, sinceramente, questo beccuccio non è che proprio, boh, vabbè, packaging mi piace e tutto quanto, ma questo beccuccio non è che mi devo prenderci la mano. Vediamo, stendo un'altra pallina di prodotto. Ragazzi, io la tiro col pennello, vediamo come funziona. Ecco qui, io prendo il mio pennellino con la punta e lo accompagno. Vedete la consistenza? È molto molto, ho detto che sono burrosi perché sono molto molto belli e morbidi. Sono autolivellanti e sono nati per una stesura senza limatura. Io sapete che amo la limatura e sì che non so se riuscirò a farlo senza limatura, ma questo prodotto si autolivella da solo, vedete? Tiene bene la bombatura, non si muove, non cola ed è veramente, veramente molto, molto trasparente. Mi piace, vedete come si autolivella da solo? Lo accompagnate. Questo è fatto apposta anche per le principianti che hanno problema con la stesura del gel. Questo gel lo può usare chiunque, vedete? Non si muove, si autolivella,
ha tenuto bene la bombatura ed è veramente un bel prodotto, mi piace. Catalizzo. Allora, questo prodotto nelle indicazioni c'è scritto che catalizza in lampada 30-60 secondi, sicché ragazze, se dovete fare magari due passate, se non vi sentite sicura, se dovete aggiungere del prodotto, io questo lo metto in lampada in una sola passata, 60 secondi e sono a posto. Riponete il beccuccio e il prodotto si conserva ed è proprio innovativo, direi, come prodotto. Mi piace. Passiamo al numero 2. Il numero 2 è il French. È bianco. Io l'ho già visti, ragazzi, l'ho già viste già la stesura, l'anteprima. Questo è proprio un bianco bellissimo da fare anche una struttura tutta bianca. Sapete che sono dei monofasici, basta mettere il primer e poi andare subito con questo prodotto. Fare la bombatura, la ricostruzione, refill, chiamatelo come volete, ed è perfetto. Aspettate, mi sono sporcata le mani. Ecco qui, prendiamo un'altra tip e andiamo a stendere. Adesso voglio proprio vedere perché sinceramente sarà proprio una questione di mano per usare il beccuccio. Vedete, se io lo appoggio bene, riesco ad autolivellarlo. Mi è venuta un'idea, ragazzi, io in questo momento non ve la faccio piena, ma vorrei provare a fare il baby boomer. Vedete, ci sto già prendendo la mano, già col secondo tubicino. Vedete? Lui si autolivella. Mi aiuto un po' col pennellino. Vedete come si accompagnano bene? Io adesso sfumo qui un pochino per fare l'effetto baby boomer. Ecco qua. Bello, mi piace, proprio un bel bianco. Catalizzo. Questo è il bianco, ha pochissima dispersione. Questo è il white, vedete? Si schiaccia, tac, fa un click e si chiude. Molto molto bello. Mi piace. Passiamo al numero 3. Aspettate che prendo la mia tippina, vediamo. Eccolo qui, il numero 3. Mi sono sporcata la mano, come sempre. Togliamo la pellicolina di protezione, che è anche carina perché alla linguetta si fa prima. Io adesso le unghie non ce le ho. Uè, che bello! Stupendo questo colore, molto bello. Questo è il numero 3. Io adesso provo un'altra tecnica ancora, perché sapete che io sono quella degli esperimenti. Volevo vedere se facendo una, diciamo, uno strato di scivolamento, se il prodotto si comporta diversamente. Vediamo. Coprenti sono coprenti, questo è veramente un bel rosetta, bello. Accenna un po' alla pesca, ma è bello. Aggiungo un altro po' di prodotto, vedete? La consistenza è veramente molto bella, sembra molto liquido, ma allo stesso tempo è veramente un prodotto che sta veramente composto. Io lo accompagno col pennellino, vedete, vado un po'.
Mi piace. Ma proprio ha un autolivellamento proprio immediato, cioè è una cosa molto molto bella. Vedete, col pennello fate il filo, dovreste farlo con il beccuccio, ma insomma dai. Bello, potete fare girare la mano un attimo che si autolivelli, ma vedete, se giocate anche col pennellino, ragazze, qua ho sbordato io un po', pulisco e vado in lampada, polimerizzo. Perfetto. Qua ragazzi, questo è il Skin Rosé, è il numero 4. Apriamo anche questo. Bene, togliamo la protezione e vediamo il colore. Voilà, che belli ragazzi, hanno di quelle tonalità veramente belle, proprio se siete abbronzate con un bel cover così e un finale anche con il... Ci sono i Top Coat Star che sono una meraviglia, ce ne sono due o tre tonalità che hanno dei micro glitter e sono veramente veramente belli. Volevo provare, tanto anche se era una tip, la casa madre dice di mettere il primer, noi mettiamo il primer e vediamo come si comporta il prodotto, se scivola meglio. Ma guarda che forte, la tip si opacizza con il primer, bene, questa cosa non la sapevo. Mi sembra una bella cosa, invece di limare, ogni tanto vediamo qualcosa di nuovo. Mi avvicino così potete vedere un po' di più il colore. Vediamo se riesco a fare questa stesura col beccuccio. La tonalità è molto bella, è un po' pescata. Io abbondo, magari questa la faccio un po' più cicciottella così poi la limo, perché vorrei vedere anche la limatura com'è. Vedete che se riesco un po' a impegnarmi riesco a stendere anche col beccuccio. Vedete, la tecnica sarebbe questa. Adesso io qua ho abbondato anche troppo col prodotto, ne va messo molto molto meno. La bombatura e l'apice sapete che ci deve essere anche sul semipermanente, quella goccetta di rinforzo, e la stessa cosa è anche per questi gel, ci deve essere sempre un po' di bombatura. Lo sapete che la vibrazione che fa l'unghia nel toccare gli oggetti o le cose fa saltare le unghie, ci deve essere sempre un po' di apice che ammortizza i colpi, così non si staccano le unghiette. Perché tante volte, ah, io vado a farmi le unghie bellissime, me le fanno sottili, vorrei vedere quanto gli restano le unghie sottili. Poi ci sono anche prodotti specifici che vanno portati sottili, però insomma io l'apice ce lo faccio sempre. Ecco qui, ripongo il beccuccio e sistemo questo panino che ho fatto perché qua ho abbondato troppo. Giro. Vediamo un po', dopo questa vorrei limarla, vediamo se ne ho voglia, vedete com'è autolivellante, ragazze, è veramente un prodotto studiato, guardate, cioè specchia, giro un po', tanto per livellarlo, faccio andare un po' più giù perché sono andata troppo, eccola. Polimerizzo. Metto in lampada, passiamo al numero 5, Nature. Molto belli questi prodottini perché hanno veramente delle tonalità particolari. Questa è proprio una, diciamo, la novità della Michelle, questi Express Gel. Qua andiamo un po' più su di tono, vedete, molto carino. Packaging, ve l'ho già detto, non vorrei essere ripetitiva. E andiamo avanti. Vediamo questo colore Nature. Oh,
Vediamo se riesco a stare un po' più bassa e accompagnare il prodotto come andrebbe fatto. Vedete come si accompagna bene? Basta prenderci un po' la mano. Con questi piccoli movimenti lui arriva dove volete arrivare. Ma che brava che sono! E voilà! Vedete? Peletto, perché in diretta ci deve essere un peletto. Questo sarà un capello, perché boh. Bene, vedete, guardate qua. Guarda, questa volta proprio non voglio prendere il pennello, voglio proprio perdere quei 2 secondi in più. Ma voglio proprio farlo come si deve. Accompagno bene. Eccolo qui, io lascio che si autolivelli. E ragazze, con questo stacca e attacca di sto telefono, con questi nuovi aggiornamenti, mi perdo nel schiacciare pausa e riavvia, scusatemi. Questo è il numero 7 ed è il pink ed è bellissimo. Adesso vedete che ci ho già preso la mano, mamma mia, non mi riconosco, vedete? Lo accompagno, tutto sta nel mettere il beccuccio proprio a che si appoggi bene al prodotto e lo accompagnate dove volete. Bello, mi piace. Vedete la tonalità di questo bello? Potete fare anche il muretto, se dovete fare anche delle French, insomma delle cose un po' più particolari, ragazze. Questo è molto molto carino. Vedete, un po' meno prodotto sulla punta. Tirate, fate lo strato di scivolamento e il prodotto viene giù. Vedete? Poi con la puntina vado un po' ad accarezzarlo e lo accompagno dove voglio io. Questa sarebbe la tecnica, io sarei più da pennellino, però sinceramente se ci fate un po' la mano, questo sarebbe il metodo che insegna la casa madre. Effettivamente però è una cosa molto fattibile, vedete? Ha tenuto benissimo la bombatura o l'apice, chiamatelo come volete. Si autolivella e voilà. Guardate che colore, ragazze, c'è con una mano abbronzata. Io sono sempre amante di questi cover, cioè li ho presi tutti quanti perché so già che ci farò dei bei lavoretti. Ecco qua, bene bene bene, io ho messo a polimerizzare. Ecco qua, ho trovato il French che era ancora dentro al fornelletto e con il che era il numero 2 French, adesso col numero 3 cercherò di fare il baby boomer. Voglio proprio vedere se riesco a fare una sfumatura con questi due prodotti. Mi sembrava una bella combinazione di colori. Vedete? Tutto sta nel prenderci la mano, ragazze. Io il trasparente mi ero già quasi arresa, però devo dire la verità che se il prodotto viene steso col beccuccio e si accompagna, il prodotto è molto molto prestante. Eccolo qui, vedete? Con la puntina cerco di accompagnarlo e fare la sfumatura.
consideriamo che adesso il bianco è già sigillato e dimenticato anche in lampada, sì che si è proprio sigillato bene bene bene. Essendo un monofasico, cercherò lo stesso di accompagnare il prodotto . Vedete? Mamma mia! Bello ragazze, bello, bello, bello. Tolgo un po' di prodotto. Lo aggiungo di qua. Sono stupendi perché hanno un autosigillante, cioè come si dice, autolivellazione, proprio un mamma mia, sono autolivellanti veramente, veramente belli. Questo è il Baby Rosé. Allora abbiamo fatto il French e il Baby Rosé per fare il Baby Boomer, il 2 e il 3, e questo è il risultato, ragazze. Bello, 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 mi piace molto, molto, molto. Ragazzi, io le anteprima dei colori già stesi ve le avevo già fatti vedere prima per farvi proprio invogliare. Questa è la stesura. Io spero vi piacciono. Provateli, ci sono nel sito, avete il mio codice sconto. E un bacione grande a tutte voi.